Siamo nei dintorni di Londra. Il signor Smith e la signora Smith hanno finito da poco di cenare. Lui legge il giornale, mentre lei è sopraffatta da un prepotente bisogno di parlare. Sono le 9. Abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata inglese. I bambini hanno bevuto acqua inglese. Abbiamo mangiato bene stasera. Perché abitiamo nei dintorni di Londra e perché ci chiamiamo Smith. Certo. Le patate col lardo sono buonissime. L'olio dell'insalata non era rancido. L'olio della pizzicheria sull'angolo è di qualità molto superiore all'olio della pizzicheria di fronte. È anche migliore dell'olio della pizzicheria di giù. Oh, con questo non voglio dire che l'olio degli altri sia cattivo. Certo. Però l'olio migliore resta sempre quello della pizzicheria dell'angolo. Certo. Oh, questa volta Mary ha cotto bene le patate. L'ultima volta non le aveva fatte cuocere bene. Mi piacciono solo quando sono ben cotte. Si capisce. Il pesce era fresco. Mi sono proprio leccata i baffi. L'ho preso 2 volte. No, 3 volte. Mi muovo l'intestino. Anche tu l'hai preso 3 volte. Però la terza volta ne hai preso meno delle prime 2 volte. Mentre io ne ho preso molto di più. Come mai? Di solito mangi più tu. Non ti manca certo l'appetito. Certo. Però la minestra era forse un po' troppo salata. Era più salata di te. Il bambino avrebbe voluto bere la birra. Diventerà uno a cui piacerà riempirsene la pancia. Ti somiglia. Hai visto a tavola come aveva preso di mira la bottiglia? E io ho versato nel suo bicchiere l'acqua della caraffa. Aveva sete e l'ha bevuta. Elena somiglia a me. È una donnina di casa economa. Suona il pianoforte. Non chiede mai di bere birra inglese. È come la piccina che non beve altro che latte e non mangia che farinate. Si vede che ha solo 2 anni. Si chiama Peggy. La torta di cotogne e fagioli era straordinaria. Forse col dolce ci sarebbe stato bene un bicchierino di vino di Borgogna australiano, ma non ho voluto portare il vino a tavola per non dare ai bambini una prova di ghiottoneria. Bisogna insegnargli ad essere sobri e misurati nella vita. Si capisce. Ah, sai, signor Parker? E conosce un salumiere romeno arrivato poco tempo fa da Costantinopoli che si chiama Popesco Rosenfeld. È specializzato in yogurt. Ha il diploma di fabbricante di yogurt della scuola di Andrinopoli. Domani passerò da lui a comprare un barattolone di yogurt romeno folcloristico. Qui nei dintorni di Londra non è facile trovare cose del genere. No. Lo yogurt è ottimo per lo stomaco, per i reni, per l'appendicite e per l'apoteosi. Me l'ha detto il dottor Mackenzie King, che cura i bambini dei nostri vicini, Jones. È un bravo medico. Si può fidarsene. Non ordina che le medicine che ha già sperimentate su se stesso. Prima di far operare Parker si era fatto operare lui stesso al fegato, senza essere affatto malato. Beh, ma allora com'è che il dottore l'ha scampata che Parker è morto? Perché l'operazione è riuscita sul dottore e non è riuscita su Parker. E allora Mackenzie non è un buon dottore, l'operazione doveva riuscire su tutte e due oppure tutte e due dovevano morire. Perché? Un medico coscienzioso, se non può guarire insieme al malato, deve morire con lui. Il comandante di una nave affonda con la nave. Non si può paragonare un malato a una nave. Perché no? Anche la nave ha le sue malattie. Già, non ci avevo pensato. Forse hai ragione. Ma con questo che cosa vuoi dire? Che tutti i dottori sono dei ciarlatani e anche tutti i malati. Solamente la marina è onesta in Inghilterra. Ma non i marinai. Naturalmente. Continua, caro, continua pure a leggere il tuo giornale. C'è una cosa che non riesco a capire. Perché nella rubrica dello stato civile danno sempre l'età delle persone che muoiono? Non ci ho mai pensato. Boh. Oh. C'è scritto che Bobby Watson è morto. Oh, poveretto. E quando è morto? Perché ti meravigli tanto, lo sapevi benissimo. È morto da 2 anni. Ti ricordi che siamo stati al suo trasporto 1 anno e mezzo fa? Ma certo che me ne ricordo. Me ne sono ricordata subito, ma non capisco perché tu ti sia meravigliato tanto di leggerlo sul giornale. Non era sul giornale. Sono già 3 anni che hanno parlato del suo decesso. Me ne sono ricordato per associazione di idee. Peccato, era così ben conservato. Oh, era il più bel cadavere della Gran Bretagna. Non dimostrava la sua età. Povera Babi. Erano già 4 anni che era morto ed era ancora caldo. Un vero cadavere vivente. E com'era allegro. Povera Babi. Vorrei dire, povero Babi. No, pensavo a sua moglie. Oh. Si chiamava come lui, Babi. Babi Watson. Dato che si chiamavano nello stesso modo, non si poteva distinguerli l'uno dall'altro quando erano insieme. Soltanto dopo la morte di lui si è potuto veramente sapere chi fosse l'uno e chi l'altra.
E nonostante tutto c'è ancora oggi chi la confonde col morto. La conosci? L'ho vista una sola volta, per caso, al trasporto dei babbi. Io non l'ho mai vista. È bella? Ho dei lineamenti regolari, ma non si può dire che sia bella. E non ha dei lineamenti regolari, eppure si può dire che è proprio bella. E quando contano di sposarsi tutti e due? Al più tardi a primavera. Bisognerà certo andare al matrimonio. E bisognerà fargli un regalo di nozze. Ma mi domando che cosa. Perché non gli diamo uno dei 7 portaombrelli che ci hanno regalato per il nostro matrimonio, che in fondo sono sempre stati troppi per noi? È triste però essere rimasta vedova così giovane. Fortunatamente non hanno avuto figli. Non gli mancava che questo, dei figli. Oh, povera donna, che cosa ne avrebbe potuto fare? È ancora giovane, può benissimo rimaritarsi, il lutto le sta tanto bene. Ma chi avrà cura dei bambini? Lo sai benissimo che hanno un ragazzo e una bambina. Come si chiamano? Bobby e Bobby, come i genitori. Lo zio di Bobby Watson, il vecchio Bobby Watson, è ricco ed è molto affezionato al ragazzo. Potrebbe benissimo occuparsi dell'educazione di Bobby. Sarebbe normale. E la zia di Bobby Watson, la vecchia Bobby Watson, potrebbe benissimo incaricarsi dell'educazione di Bobby Watson, la figlia di Bobby Watson. Così la mamma di Bobby Watson, Bobby, potrebbe risposarsi. Ha qualcuno in vista? Sì, un cugino di Bobby Watson. Chi? Bobby Watson, il commesso viaggiatore? Tutti i Bobby Watson sono commessi viaggiatori. Che mestiere duro. Però si fanno affari buoni. Sì. Sì, quando non c'è concorrenza. E quando è che non c'è concorrenza? Il martedì, il giovedì e il martedì. Oh, 3 giorni alla settimana. E che cosa fa Bobby Watson durante quei 3 giorni? Si riposa, dorme. Ma se durante quei 3 giorni non c'è concorrenza, perché non lavora? Oh beh, non posso sapere tutto. Non posso certo rispondere a tutte le tue sciocche domande. Dici così per umiliarmi? Oh, sai benissimo di no. Oh, gli uomini sono tutti uguali. State lì tutta la giornata con la sigaretta in bocca, oppure vi date la cipria e il rossetto 50 volte al giorno. E che cosa diresti tu se vedessi gli uomini fare come le donne? Oh, quanto a me me ne infischio. Ma se lo dici per farmi arrabbiare, sai che è un genere di scherzi che non mi piace, lo sai benissimo. Oh, darling, ma perché ti arrabbi così? Lo sai che lo dico per ridere. Su, su, dammi un bacio. Oh, che ridicola coppia di vecchi innamorati siamo. Vieni, vieni. Ora spegniamo e andiamo a nonna. Andiamo. Buonasera. Oh, ecco Mary. Buonasera, Mary. Sono la donna di servizio del signor Smith. Ho passato un pomeriggio piacevolissimo. Sono stata al cinema con un uomo e ho visto un film con delle donne. Poi siamo andati a bere e abbiamo letto il giornale. Spero che tu abbia passato un pomeriggio piacevolissimo e che tu sia andata al cinema con un uomo. E poi che tu abbia bevuto? E il giornale? Ah, i signori Martin, i loro invitati, sono dietro la porta. Mi aspettavano, non osavano entrare da soli. Dovevano cenare con loro stasera. Ah, sì, li aspettavamo e avevamo fame. Siccome non li vedevamo più arrivare, abbiamo mangiato senza di loro. Non avevamo mangiato niente per tutta la giornata. Tu non avresti dovuto assentarti. Ma sono loro che mi hanno dato il permesso. Non l'abbiamo fatto apposta. Tanto mi sono comperata un vaso da notte. Mary, per favore, apri la porta e fai entrare i signori Martin. Noi andiamo a vestirci in fretta. Andiamo, caro. Ma perché siete venuti così tardi? Non è educazione. Bisogna essere puntuali, capito? Beh, entrate. Avanti qua. Beh, sedetevi lo stesso. Va bene. E aspettate adesso. Oh, grazie, grazie. Grazie, aspettiamo. Ma, scusi, signora. Mi sembra di averla già incontrata, se non erro. Sì. Sì, sembra anche a me di averla già incontrata in qualche posto. Ah, sì. Ma è possibile che ci siamo incontrati a Manchester? Possibilissimo. Io sono oriunda di Manchester. Ah, ecco. Ma non mi ricordo bene. Non potrei dire se l'ho già vista o no. Ah, sì, sì. Ma guarda com'è strano. Anch'io sono di Manchester.
signora. Però io ho lasciato Manchester da 5 settimane circa. Ah, che coincidenza. Anch'io, sa? Ho lasciato Manchester da circa 5 settimane. Ah, sì, sì. Presi il treno delle 8:30 la mattina e arrivai a Londra 4:15. Come strano. Presi lo stesso treno anch'io? Ah, sì. Oh, stranissimo. Sì, sì. Allora, signora, forse l'ho vista in treno. È possibilissimo. Ah, sì, certo. Non è escluso. Ah, naturalmente. È plausibile. Oh, si capisce. E poi, dopo tutto, e perché no? Però non me lo ricordo. Neanche io, signora, questo è un fatto. E da quando sono arrivato a Londra, abito in Bromfield Street. Oh, strano. Anch'io, da quando sono arrivata a Londra, abito in Bromfield Street. Ah, sì? Ah, beh, allora forse ci siamo incontrati proprio in Bromfield Street. Abito al numero 19, al 5° piano, all'interno 8. Oh, mio Dio, com'è strano, che coincidenza. Anch'io abito al 19, al 5° piano, interno 8. Ah, sì? Oh. Nella mia camera c'è un letto con un piumino verde. E la camera è in fondo al corridoio, fra il gabinetto e la biblioteca. Oddio mio, anche la mia camera da letto è in fondo al corridoio, fra il gabinetto e la biblioteca. E c'è un letto con un piumino verde. Ma allora, signora, noi alloggiamo nella stessa camera. Sì, e dormiamo nello stesso letto. Ma è forse lì che ci siamo incontrati. Ah, certo. Ora sì che me lo ricordo. Ah, certo. Anche stanotte. Anche stanotte, adesso mi ricordo. E allora, cara signora, credo proprio che non ci sia alcun dubbio, no? Noi ci siamo già incontrati. Sì, sì. E lei è mia moglie, Elisabetta. Elisabetta, ti ho ritrovato. Oh, donna, sei tu, Dali. Sì, beh, va bene, va bene. Ma dimentichiamo, Dali, tutto quello che non è successo tra di noi. Oh, sì, e sì. Ora che ci siamo ritrovati, cerchiamo di non perderci più di vista e viviamo come prima. Naturalmente, Dali. Buongiorno, signori. Oh, buonasera, oh, buonasera. 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 Non abbiamo mangiato nulla per tutta la giornata. Sono 4 ore che vi aspettiamo. Perché siete venuti in ritardo? Ma, ma sapete, noi eravamo... Esitavamo. Ma guarda un po'. Perché siamo... Perché siamo... Siamo... Siamo tutti infreddati. Eppure non fa freddo. Non ci sono correnti d'aria. No, davvero no. Per fortuna, non è vero, per fortuna. Ah, ma ti dico io. Ha dei dispiaceri, signor Smith? No, si rompe le scatole. Ah, ma alla sua età, signor Smith, lei non dovrebbe... Il cuore non invecchia mai. È vero. Si dice così. Per questo si dice anche il contrario. Già, la verità sta nel mezzo. È troppo giusto, troppo giusto. Già, è vero. Voi che viaggiate tanto, dovreste pure avere qualche cosa di interessante da raccontarci. Ma dici, cara, che cosa hai visto oggi? No, non vale la pena. No. Tanto non mi credereste. Oh, le assicuro che non metteremo in dubbio la sua buona fede. Ci offenderebbe solo a pensarlo. Vedi, cara, li offenderesti anche solo a pensarlo. Ebbene. Oggi ho assistito a una cosa straordinaria. Una cosa incredibile. Ma su, di presto, cara. Sì, pazienti. Sì, dica, ci divertiremo. Finalmente. Allora. Coraggio, ma fa presto, cara. Oggi, mentre andavo al mercato per comprare la verdura, che diventa sempre più cara. Dove andremo a finire con i prezzi? Ma non interrompere, brutta. Ho visto, per la strada, vicino a un caffè, un signore, vestito
distintamente, e che avrà avuto una cinquantina d'anni. Neanche, neanche. Che cosa? Che cosa? Non bisogna interrompere. Antipatica. Caro, sei tu che hai interrotto per il primo, stupido. Ma diciamo zitti. Zitti. Allora, Elisabetta, dici che cosa faceva col signore? No. Sono sicura che direte che invento. Aveva messo un ginocchio per terra e stava chinato in avanti. Sì, chinato in avanti. Oh, beh, no, non è possibile. Sì, chinato. Mi sono avvicinata a lui per vedere che cosa faceva. Sì, e allora? Allacciava la stringa della scarpa che si era sciolta. Oh, questo è grosso! Incredibile. Se non fosse lei a dirlo, signora Martin, non ci crederei. Oh, ma perché no? No. Oh, si vedono delle cose anche più strane quando si va in giro per la città. Per esempio, proprio oggi in metro ho visto un signore seduto che leggeva beatamente il giornale. Un vero originale. No, forse era lo stesso. Suonano. Ci sarà qualcuno, vado a vedere. Nessuno. Beh, ora vi do un altro esempio. Suonano. Ci deve essere qualcuno, andiamo a vedere. Beh, dunque dicevo che... Ma cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo più. Dicevi che avresti dato un altro esempio. Ah, ecco, sì, ecco. Hanno suonato. Io non vado più ad aprire. Ma ci deve essere qualcuno. La prima volta non c'era nessuno, la seconda volta neanche. Ma perché credi che ora ci sia qualcuno? Perché hanno suonato. Non è una buona ragione. Ma come? Quando si sente suonare vuol dire che c'è qualcuno che suona perché gli si apre. Non è detto. Avete visto prima? Ma più delle volte è così, c'è qualcuno. Io, quando vado a fare una visita, suono per poter entrare. Penso che tutti facciano così e che ogni volta che si sente suonare c'è qualcuno. In teoria è vero, ma in realtà le cose vanno diversamente. Del resto l'hai visto anche tu prima. Sua moglie ha ragione. Andiamo, voi donne vi tenete sempre di mano. Va bene. Vado a vedere, così non dirai che sono testarda, ma vedrai che non c'è nessuno. Adesso vediamo. Hai visto? Non c'era nessuno. Questi uomini che vogliono sempre aver ragione e hanno sempre torto. Ecco, suonano, ci deve essere qualcuno. Non mi mandare più ad aprire, lo sai che è perfettamente inutile. E l'esperienza ci insegna che quando si sente suonare non c'è mai nessuno, mai. Ma non è certo. Anzi, è falso, il più delle volte quando si sente suonare c'è qualcuno. Non vuol cedere. Anche mio marito è tanto testardo. Io dico che c'è qualcuno. Non è impossibile comunque. No. Sì. Ti ripeto di no. In tutti i casi non riuscirai a farmi scomodare per niente. Se vuoi andare a vedere, vacci pure. Ci vado. Oh, how do you do? Hai visto, Cara? Te lo dicevo, c'è il comandante dei pompieri. Buonasera, signore e signori. Buonasera, signora Smith. Buonasera. È arrabbiata? No, veda, mia moglie è rimasta un po' umiliata perché non ha avuto ragione. Certo, sa, comandante, c'è stata una controversia tra la signora e il signor Smith. Signor Martin, questo non la riguarda. Scusi. E tu, caro, sei pregato di non immischiare gli estranei alle nostre discussioni di famiglia. Ma, cara, non c'è niente di male, il comandante è un vecchio amico. Sua madre mi faceva la corte, suo padre voleva sposare mia figlia quando ne avessi avuta una. Aspettando è morto. Ma certo, lui non ne ha avuto colpa e lei neanche. Insomma, di che cosa si tratta, signora Smith? Mio marito pretendeva non che... Non è vero, eri tu che pretendevi. Sì, era la signora che pretendeva. No, ma sì, era lui. Non si arrabbino. Racconti lei, signora Smith, come sono andate le cose. Ecco, sono molto imbarazzata di dirle tutta la verità, ma un pompiere è un po' come un confessore, no? Appunto. Allora esponga, signora. Ci si litigava perché mio marito sosteneva che quando si sente suonare c'è sempre qualcuno dietro la porta. La cosa è plausibile, mi pare, no? E io dicevo che quando suonano non c'è nessuno. La cosa può parer strana, ma è provata. E non da dimostrazioni teoriche,
ma dai fatti. Non è vero, non è vero, perché c'era il comandante dei pompieri. Eh già. Ha suonato, ho aperto e lui era lì. Quando? Ma era già lì, era sì, già lì. Ma soltanto la quarta volta che hanno suonato c'era qualcuno. E la quarta volta non conta. Mai, mai. Contano solo le prime tre. Andiamo avanti. Ma quando ho aperto e l'ho visto, era stato lei a suonare? Sì, ero stato io. Oh, oh, ecco. Era lì, dietro la porta, e suonava per entrare? Non lo nego. Oh, vedi che avevo ragione, cara. Quando si sente suonare vuol dire che qualcuno ha suonato. È logico. Ti ripeto che parlo delle tre prime volte, dato che la quarta non conta. Oh, comandante, comandante, e la prima volta ha suonato lei? No, no, non ero io. Ah, vedete? Suonavano e non c'era nessuno. Ecco, ma ecco. forse ha suonato qualcun altro. Comandante, era molto che lei stava ad aspettare? Tre quarti d'ora. E non ha mai visto nessuno? Nessuno, sono sicuro. Un momento. Ma ha sentito suonare la seconda volta? Sì, ma anche la seconda volta non ero io e non c'era nessuno. Vittoria, avete visto Vittoria? No, un momento. Avevo ragione io. Un momento. Calma, cara, calma. E che cosa faceva lì fuori, comandante? Niente, stavo lì, pensavo a tante cose. Ma, scusi, comandante, ma la terza volta non è stato lei a suonare? Sì. Sì, sono stato io. Ma quando abbiamo aperto non l'abbiamo visto. Perché mi sono nascosto? Eccola. Per fare uno scherzo. Non rida, la cosa è troppo triste. Sì, insomma, non sappiamo ancora se quando suonano alla porta c'è qualcuno o no. Non c'è mai nessuno. C'è sempre mai. Qualcuno. Avete un po' ragione tutti e due. Quando suonano, qualche volta c'è qualcuno, qualche volta non c'è nessuno. Bravo, questo mi pare logico. Beh, anche a me. In realtà le cose sono semplici. Datevi un bacio. No, ci siamo già abbracciati prima. Ma sì, si abbracceranno domani, non c'è fretta. Si baciano in continuazione, sapete, sono come due colombini con le cucce sempre vicino. Comandante? Sì? Ora che ci ha aiutato a chiarire la faccenda, si mette in libertà. Si levi il casco e si sieda qui con noi. Mi scusino, ma non posso restare a lungo. Perché? Il casco me lo posso levare, bene, ma non ho il tempo di sedermi. Perché? Grazie. No, devo confessarvi che sono venuto qui per tutt'altra cosa, per ragioni di servizio. Ah, sì. E in che cosa possiamo servirla, comandante? Vorrei pregare di scusare la mia indiscrezione. Ma posso davanti alla signora e al signore? Davanti a noi? Ma sì, ma che diavoli! Cioè, non si vergogni! Siamo vecchi amici, ci dicono tutto, ma proprio tutto, pure tutto, liberamente. Tutto. Beh, ecco, non avreste mica qualcosa che brucia in casa? Perché ci chiede questo? Perché, mi scusi, sa, ma io ho l'ordine di spegnere tutti gli incendi della città. Oh, tutti? Sì, tutti. Tutti? Ma non credo, non saprei. Vuole che vada a vedere se per caso... No. No. No, non ci deve essere niente. No. Non si sente odore di bruciato. Proprio niente. Non ci sarebbe un camino che ha preso fuoco? Qualcosa che bruciacchia in soffitta o in cantina? Almeno un piccolo principio d'incendio, non so... Senta, non vorrei darle dispiaceri, ma penso proprio che da noi per il momento non c'è assolutamente niente. Le prometto di avvertirla appena ci sarà qualche cosa, Mi raccomando, mi farebbe proprio favore. Promesso. E da loro, signora Martin, non brucia niente? Purtroppo no. Purtroppo no. Gli affari vanno proprio male in questo momento. Malissimo. Non c'è quasi niente da fare. Piccolezze, un camino, una soffitta, niente di importante. Roba che non rende. Lo capisco. E siccome non rende, il premio di produzione è magro. Tutto va male. E così in tutti i rami, il commercio, l'agricoltura. Quest'anno è tutto come per gli incendi, va male tutto. Sì, va male tutto. Niente grano, niente fuoco. Niente allagamenti. Però zucchero ce n'è. Perché viene dall'estero. Ecco. Comandante, ma alla fabbrica dei fiammiferi
C'è andato? Niente da fare, sono assicurati contro gli incendi. Oh, che peccato. Allora, senta, comandante, faccia una cosa. Vada da parte mia a vedere dal vicario di Wakefield. Non ho diritto di spegnere gli incendi dei preti. Ma perché? Il vescovo si arrabbierebbe. Spengono sempre tutto da sé. Oppure fanno spegnere dalle vestali. Oh, questo. Oh, e allora, comandante, provi un po' d'adiranza. Non posso neanche lì, non è inglese, è naturalizzato. I naturalizzati hanno diritto alla casa, ma non hanno diritto ai pompieri se la casa brucia. Eppure l'anno scorso, quando ci fu l'incendio in casa sua, è stato pur spento. Ha fatto tutto da sé, clandestinamente. Non sarà certo io che andrò a denunciarlo, vero? Vabbè, neanche io. Ma già che non ha fretta, comandante, resti ancora un po' con noi. Ci farebbe veramente piacere. Sì, certo, ci farebbe un gran... Volete... Volete che vi racconti degli aneddoti? Oh, sì, sì, comandante. Sì, lei è delizioso. Gli aneddoti, bravo. Quello che è bello è che le storie dei pompieri sono tutte vere e vissute, tutte. Racconto solo le cose che ho sperimentato io stesso. Quello che conta è la natura, non i libri. Bravo, esatto. La realtà non è dei libri, ma è della vita. Cominci su, comandante, Silenzio. Scusatemi, ma non mi guardate così, mi mettete in imbarazzo. Lo sapete che sono Tim. È delizioso. Cercherò di cominciare. Ma promettetemi di non ascoltare. Ma se non l'ascoltiamo, come facciamo a sentirlo? Ah, è vero. Ve lo dicevo io, è un bambino. Ah, ma sì, è un bimbo, un vero bimbo. Un bimbo. Avanti, su, coraggio. E va bene. Si sente male, ecco. No. Il cane e il bove. Favola sperimentale. Attenzione, ha detto sperimentale. Una volta un altro bove chiese a un altro cane: perché non hai inghiottito la proboscide? Scusa tanto, rispose il cane, è perché m'era sembrato di essere un elefante. Buona, buonissima. Ma comandante, mi scusi, ma qual è la morale? Sta lei di trovarla. Ha ragione. Un'altra, comandante. Ora la dico. Un momentino, non mi viene in mente. Il gallo. Una volta un gallo volle fare il cane, ma non ebbe fortuna perché lo riconobbero subito. Allora ne dico una io. Siamo d'accordo. Il serpente e la volpe. Classica, questa però è classica. Una volta un serpente si avvicinò ad una volpe e le disse: mi pare di conoscerti. La volpe gli rispose: anche a me pare. Allora, disse il serpente, dammi dei soldi. Carina. Le volpi non danno soldi, rispose l'astuto animale, che per salvarsi saltò in una valle profonda piena di fragole e di miele di gallina. Rallegramenti, caro amico, bravo. Non era poi niente di straordinario, anzi la conoscevo. E non era un aneddoto sperimentale, non è mai accaduto. Purtroppo sì. Come? Altro che. Ora tocca a lei, signora Smith. Sì, la signora Smith. Bene, sì. Ne conosco una sola. Sentiamola. Adesso ve la dico. Si intitola Il mazzolino di fiori. Mia moglie è sempre stata romantica. È una vera inglese. Dunque, una volta un fidanzato aveva portato un mazzolino di fiori alla fidanzata, che gli disse: grazie. Ma prima che lei dicesse grazie, lui, senza dire una parola, le riprese i fiori di mano per darle una buona lezione. E poi disse: li riprendo, arrivederci. E se ne andò di qua e di là. Deliziosa, gustosissima. Signor Smith, lei ha una moglie che tutti le invidiano. È vero. Mia moglie ha l'intelligenza fatta persona. È anche più intelligente di me. In tutti i casi ha molta più femminilità di me, lo dicono tutti. Ma questo è una verità. Comandante,
Ne dica ancora una. No, è troppo tardi. Ancora una. Non ne dico un altro, lo stesso, comandante. Sono troppo... Si faccia pregare. Sono troppo stanco. No, ci faccia questo piacere. No. Signora? Signora? Che cosa vuoi? Che cosa vieni a fare qui, Mary? Signori, mi scusino. E anche loro, signore. Io... voglio raccontare un aneddoto anch'io. Ma che cosa dici? Oh, ma credo che la donna dei nostri amici sia diventata pazza. Vuole raccontare anche lei un aneddoto. Ma... mai da udito. Oh, ma questa? Ma questa è Mary. È lui. Ma è lei? È lui. Non è possibile. Non è possibile. Lui qui. Ma che cosa succede, insomma? No, che cosa significa questa storia? Voi siete amici? E come? Coro! Cara Mary! Oh, felice di rivederla, comandante, finalmente! Oh, questa è troppo grossa, qui in casa nostra, nei dintorni di Londra. Non è decente! Oh. Perdonino, ma è lei che ha spento i miei primi fuochi. Sono il suo zampillino d'acqua, poverina! Sì, il suo zampillino d'acqua? Beh, allora, se è così, cari miei, questi sentimenti sono giustificabili, umani, onorevoli, sì, in fondo. Tutto quello che è umano è onorevole. Caro il mio pompiere! Dammi un bacio! Oh, ma siete tutti e due commoventi, ma anche un po'... Ecco, è proprio la parola giusta. Un po'... troppo vistosi! C'è un pudore britannico. Scusatemi ancora una volta se preciso i miei pensieri, che gli stranieri non riescono a capire. E grazie a questo pudore, se posso esprimermi così, vero? Insomma, non dico questo per voi, naturalmente, ma insomma grazie volevo a questo pudore... Volevo raccontare! Non raccontare niente! Sì, invece! Mary, cara, vai in cucina a dire le tue poesie. Io vorrei dirne una qui. Mary, ma sei spaventosamente testarda. Allora la dico? La dico. È una poesia che si intitola Il fuoco, in onore del comandante. Gentile. Il fuoco. Il fuoco danza nella stanza, il fuoco cuoce ma non nuoce, il fuoco brilla sulla griglia, il fuoco sfaviglia, Siviglia. Ah, Siviglia. Il fuoco arde le tue coccarde, il fuoco brucia... Ma non si brucia! Esotica e patriottica insieme! Oh. Mi ha fatto venire i brividi alla schiena, davvero! Oh, però devo dire, sì, che c'è un certo calore in quei versi, assolutamente! Io li ho trovati meravigliosi! Però... esagera! Sentite, è vero, forse sono cose soggettive, ma quella è la mia concezione della vita, il mio sogno, il mio ideale! E poi... Ah, mi ricorda che devo andarvene... Esattamente, fra 3/4 d'ora e 16 minuti ho un incendio proprio dall'altra parte della città. Oh, bisogna che mi sbrighi, benché non si tratta che di una cosa da poco, vero? No, siamo proprio spiacenti che lei se ne vada, comandante. È stato spassosissimo, caro comandante. Oh, grazie a lei, abbiamo passato un po' di tempo in allegria. grazie, signora, grazie. Allora, grazie, allora vado. A proposito, la cantante calva... si pettina sempre allo stesso modo. Ecco. Sì. Ah. Allora, arrivederci a tutti. Buona fortuna e buon fuoco. Speriamolo. Per tutti, eh? Buon fuoco. Buon fuoco. Buon fuoco. Buon fuoco. Buon fuoco. Speriamo bene. Speriamo. Sì. Boh. Speriamo per tutti. E ora? Potremmo dire qualche proverbio. Ma certo. No, sì. Buona idea. Nella vita bisogna stare alla finestra. Si può sedersi su una sedia se la sedia non ne ha. Bisogna sempre pensare a tutto. Il soffitto è su, il pavimento è giù. E se dico di sì, è un modo di dire. Ognuno il suo destino. Sentite. Quando sono in campagna, mi piace solitudine e cuccagna.
Ma lei non è abbastanza vecchio, però. Benjamin Franklin aveva ragione, tu sei meno calmo di lui. Quali sono i sette giorni della settimana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bravo. Charity begins at home. Edward is Claire, che is a sister Nancy's a typist, and her brother William's a shop assistant. Preferisco fare l'uovo che rubar domani un bovo. Ma chi vende oggi un bove avrà domani un ove. Toulouse? Lautrec. Buda? Peste. Assai ben balla chi fortuna suona. Assai da chi da se da. Assai presto si fa quel che si fa. Assai sa chi non sa se tacer sa. A tavola non si invecchia mai. A tavola e a letto sempre il fischietto. Signor Smith, ci faccio il fischietto. Un momento che provo. Bene, brava. Benissimo, bravo. Il carazza! Parte fa! Non per di qua, ma per di là! Non per di qua, ma per di là! Non per di là, ma per di qua! Non per di qua, ma per di là! Non per di là, ma per di qua! Non per di qua, ma per di là! Non per di là, ma per di qua! Non per di qua, ma per di là! Non per di là, ma per di qua! Non per di qua, ma per di là! Non per di là, ma per di qua! Non per di qua, ma per di là! 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 Non per di qua,